Buongiorno, Bella live buongiorno. muta a gesti. Eh sì, mostro il pisello. Ah, mi è partita pure la live, perché ti sento 2 volte. Perfetto. Buongiorno. Oh mamma mia, cosa è successo alla chat? Aspetta che devo sistemare. Stamattina voglio fare Portal Knights, perché ci gioco per un po' e poi dopo, una volta arrivato ad un certo punto, lo Bello registro. Portal Knights, carino, cosa? No, vabbè, ho capito. Cosa c'è? Siamo, forse da Insomma, soli alla un frutta po' siamo. ancora A più parte il coglione che noiosi. mi hai detto tu. Alla frutta. Me l'hai detto tu di farlo. No, io ti ho detto giocatelo proprio perché per i cazzi tuoi, E io così ti ho almeno puoi detto. far vedere roba avanzata. E se lo faccio un po' in live e poi dopo mi metto a registrarlo oggi pomeriggio, ho detto sì, può E ti ho detto di funzionare, e sì l'ho perché sennò fatto. ti buttavi dalla finestra ormai. No, facevo Skyrim come tutte le mattine. Che è bello Skyrim, piace. Soprattutto a Gabriel, perché io ci metto le mod. E Gabriel è un amante delle mod. E poi dopo è uno di quei giochi che funzionano per chiacchierarci sopra, Portal Knights, l'ho scelto per quello. Anche se effettivamente non c'è nulla di cui vorrei parlare questa mattina. Perché l'unica notizia interessante è un fan giapponese aspetta così tanto Nintendo Switch ad averlo inserito nelle proprie preghiere, preso da multiplayer. Il problema è che, sempre nella stessa foto di multiplayer, non solo c'è il tipo di Nintendo Switch con la sua bella tavoletta e la signorina di Splatoon, ma ci sono delle signorine disegnate a manga in Ah, altri. Delle che signorine di frase di disegni. merda, le signorine disegnate a manga, porca troia. Mio Delle signorine. Come si chiamano quelle signorine lì? bisnonno. Dimmi Ma termine cosa vuol dire? Non adatto. so cosa vuol dire disegnate a manga. Cosa vuol dire disegnate a manga? Lo stile manga, è presente? Di Ma è disegno? terribile questa E dimmi frase. come si chiamano le Ma non te lo so. signorine? Ah, sì, mi ricordo, sei quello Non, biondo che cioè, c'è la faccia da non so pirla. neanche. Non credo abbiano un nome Abbronzi emoji in specifico. allegria. Sono. E io come devo dire? Grazie mille, Callisto. Ma co come dovrei specificare? Non lo so. Signorine disegnate a manga, vabbè. Ah, sì, mi Grazie, ricordo, sei Peppone. quello Scusa, biondo che c'è la faccia se da tu vedi una pirla. donna disegnata in un fumetto di Due Spider-Man, mesi come la di lui chiami? minore di 3. È donna disegnata. Una donna Una donna disegnata disegnata occidentale. orientale, ti è una donna Da disegnata orientale, orientale, delle non è donnine. difficile. Però di quelle lì, le idol, come tutte. È idol in Ma realtà il quelle con le termine. orecchie Waifu, da. waifu, bravissimi, bravissimi. Ma Ecco, vedi che waifu mi c'era il sa che vuol dire un'altra termine. cosa più specifica, Non no? sono Waifu non quelle. è. Vado a vedere. Waifu. Sì, sono le waifu, sono le Ma non donnine. guardare le immagini, Come scrivi. no? Ho cercato waifu, ho guardato le immagini, ci sono quelle lì che si mettono nei Ah, va cuscini, hai bene. capito? E quelle lì ci sono. Di Circle of Life si è già parlato. Di Cos'è? che? Ah, Zvegna, quello lì. Cioè, il nome dello stile che arriva è chiamato stile manga. Ciupa. 1-0. Stile manga, porca miseria. E che devo fare Mi sembra io? una frase di bisnonno. Ho Questa capito. signorina in stile manga. Le waifu sono le waifu immaginarie degli otaku. E Esatto. quelle lì. Ma è un termine specifico. È come se tu Waifu descrive. generico. È come se tu descrivessi una donna occidentale come moglie. E Hai no, e cioè ragione. moglie vuol dire un'altra cosa. Molto Comunque, delle specifico. signorine disegnate in stile mangaka. Ah! Allora. Male, molto generico. Ho capito che devo dare lo specifico delle ragazzine anime Ah! prese Che da male. manga. Cosa ho detto? Cosa ho detto adesso? Va Che bene, male. funziona. Circle of Life, la storia di GameStop messa in giro da Kotaku. Ma ne abbiamo già Ah, parlato giusto, è di vero, quello in giusto, realtà. Ne abbiamo è vero. già parlato. Semplicemente sono uscite delle nuove news a riguardo. Che sempre più personaggi, lavoratori in GameStop hanno detto: sì, è successo. Ah no, tra l'altro, te l'avevo linkato a te via messaggio. Non so se l'hai letta poi quella notizia lì. Vabbè, che Eri qualcuno ha andato. confermato No, è semplicemente. che qualcuno è stato licenziato Ah, per sì, mi questo. ricordo, sei quello biondo che c'ha Ah, la faccia da pirla. Andre, grazie mille. E sono due gatto. Prepara l'arca che c'è il diluvio universale fuori. Ciao gatto Karim Eliezer. Sì, sta veramente piovendo un sacco oggi. E praticamente c'era uno dei capi del GameStop, cioè uno capi, come si dice, non reparto, caponegozio. Vabbè.
E il capoccia dello Stile manga. store, stile manga, è uno di questi ha visto sotto il periodo natalizio che i suoi dipendenti, cioè le persone sotto, che non sono suoi dipendenti, fondamentalmente sono persone che lui gestisce all'interno del negozio, erano preoccupati per questo motivo, no? Perché non vendevano abbastanza giochi usati e vendevano solo il nuovo. E allora lui cosa ha fatto? Aspetta, perché in finestra? Avendo lui il titolo, cioè non il titolo, scusate, avendo lui le vendite migliori del negozio, avendo lui il negozio con il più alto punteggio, diceva, di quel tipo lì, tanto iniziamo qua, ha detto, vabbè, mi prendo in carico io gli acquisti degli utenti che prendono giochi che non fanno salire di punteggio, quindi ha venduto di più lui il nuovo, lasciando le vendite dell'usato agli altri, e per questo è stato licenziato. Nonostante lui avesse il punteggio più alto di tutti, è stato licenziato perché non ha dato il buon esempio come caporeparto. Lui pensava di essere al sicuro, ma è stato comunque licenziato. Ed è una cosa terribile. Allora, sicuramente pellato. Cioè, pelato così. Oh, che bella barba. Graficamente bellissimo cosa Portal Knights. Mi sono fatto la. Sai, no, i soliti capelli, quelli solamente intorno. Bah. Bellissimo, guarda come si collega la Male. barba. Questo è bello. Cosa c'è? Allora? Beh, un po' sì, devo dire. Sono tutte belle queste barbe, io le voglio tutte. Questa mi sembra un po' eccessiva. No, mi piace questa qui. Vabbè, no, questa qua, guarda, con i baffoni. Ah, lì, cos'è? Posso farmi la barba blu? Me la faccio tutta rossa. Rosso è bello il rosso. Viso. Ah, posso cambiare anche le orecchie. Bene, dai, sarà una lunga giornata. Allarga la finestra di gioco, come? È stricciato? Orco schifo, aspetta, eh. No, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che effettivamente non va. Aspetta, eh. Aspetta, eh. Opzioni. Ah, perché non l'ha messo veramente a 1080p. Puttana miseria, sto problema di sto gioco di merda. Aspetta. Perché tu magari non avendo il secondo schermo non te ne accorgi se la No. risoluzione è diversa. No, sai Mica. da cosa me ne accorgo? Dalle icone di Shadowplay. Che non sono abbastanza piccole. Io a E che me non ci ho si fatto sminchia il caso. secondo schermo, proprio mi esplode in faccia il secondo Madonna, schermo. adesso quelli belli magari no. Ma tu c'hai anche un secondo schermo che è un po', insomma, così. No, no, però siccome Insomma. sono collegati, se io cambio la risoluzione nel primo, il secondo si streccia e si sminchia tutto. Stupidaggine questa qui. Allora, ritorniamo qui. Mettiamoci i capelli belli. Eccoli qua. La barba bella. Rossa. Ecco qui. Abbiamo recuperato in un attimo. Licenziato perché ha fatto il suo lavoro è un paradosso. Ma il suo lavoro sì, l'ha fatto, però purtroppo non ha fatto il lavoro che gli veniva detto di fare. Che belle orecchie grandi. Dai, fate. Posso fare il colore delle orecchie? Ah no, il colore di tutto, giustamente. Questo bel rosa palle. No. Lo giallino lo faccio. È un po' basso, però. Non si può fare un po' più alto. Oh, guarda, gli occhi arrabbiati. Ma non ti girare, porca miseria, mentre cerco di. Porca troia. Buongiorno, buongiorno. No, stasera non volevo fare The Forest, volevo iniziare Ghostbusters. Vediamo se può funzionare per una serie. Questo bello incazzato. E se no, boh, non ne ho idea. Non ho idee, ragazzi, non ho idee per fare niente in questo momento. Sono triste, perché non so né cosa registrare né cosa fare in live. È un bello incazzato, mi piace questo qui. Quindi sto valutando cosa fare. Bello che il colore degli occhi me lo faccia fare così e non con una selezione di colori. Sono rossi, come la barba. Va bene. La bocca. Ma la pena si vede.
No, ma io non li faccio pelati. Non sono. Karim fa i pelati. Io ci metto la Gli metti i cosa. capelli Io alla metto i Homer, capelli. pensa che bello. Allora? Cioè, che problema c'hai? Scusami. Che schifo. Invidioso. Cosa c'è? I miei sono più belli dei suoi. È oggettiva come cosa. Vabbè, non c'è una voce d'effettivo vecchio. E lo chiamo gatto. No, ho tabbato. Perché? Come ho fatto a tabbare? Ale, crea. Impostazioni, amici, ok. Vai. Universo 1. Lasciamo l'universo 1. Grande. Ah, per esploratori hardcore, no. Per esploratori facciamo piccolo allora. Si sa mai. Quello è un finto pelato, ma infatti non è pelato. Gabriel, diglielo tu. Ok, c'è la frattura, c'è. Oh, che tristezza. C'è anche della lore triste, quindi. Mamma mia. Va bene. Universo stile manga. Avete rotto i coglioni. Se non sapete i termini, imparateveli. Ok? Loro Karim sanno cosa stai facendo, si può dire? Mi sembra di sì. Questa Ah, vabbè, non è dico casa mia. niente. Sì, L'ho l'ho detto su Telegram. Protam, grazie. Fatti Volevo cambiare il suo domandarti video. quando. Subito dopo la mia live dovrebbe essere pronto, però Ah, non sono sicuro. buonissimo. No, vabbè che sono solo le 10 e un quarto, forse Sì, riesco è prima. presto, è presto. Minchia, mi sto spaccando le dita per montare questo video. Allora, nozione di base. Per lo zaino apri la B. Ok, cos'è questa qui? Una K, la voglio mettere addosso. L'ho messa. Pozione curativa, io direi di mettermela qui negli oggetti rapidi. Premi il tasto centrale del mouse per passare la modalità in prima persona. Ah! La prima persona è feccia. Si lamenta sempre di tutto questo qui. Ma anche aumentando il FOV. Sì. Guarda bene che è una merda. Pulsante sinistro del mouse per attaccare il nemico con la tua arma. Non ci sono nemici. Che, come la mettiamo? Ah, qui c'è un animale. Come faccio a prenderlo questo qui? Vola? Vabbè, cambia bersaglio col tab. Ok, fatto. E da lui facciamo Resident. Resident Evil. Evil. Sei con le giraffe pompinare. No, Ah. cioè, in realtà è la signorina che. Uccidi tre nemici, va bene. Raccogli due schegge portale. E completa le missioni di rimanenza. Va bene, grazie, gioco. Questo credo sia una scheggia portale perché è blu. Ma io come faccio ad uccidere un uccello volante? Ahia, che dolore. Gli scozzesi hanno rovinato Portal Knights. Bellissimo. Non ho vita però. Aspetta, me ne ciuccio un po'. Là. Utile tirare giù gli alberi. Ma in pratica è diviso a livelli così. Sono tutti mondi diversi. Che non è male come idea Portal Knights. Banco da lavoro. Non ho un cazzo di voglia di giocarci. E l'inquadratura mi dà fastidio. Però, cioè, mi Non dà è fastidio proprio agli bellissima. occhi, mi dà fastidio. Sbarazzati delle casse. Ah no, usa. No, davvero no. Dusi, signor gatto, alle 14 c'è un esame dato che lei a quanto pare porta bene, le regalo un caffè. Fica, va bene, grazie mille. Per adesso è carino, sì, vediamo. Lo gioco adesso e poi vedo se merita per un video oggi pomeriggio. Oggi uscirà un video di Conan. Colloca 5 blocchi di legno raffinato per iniziare la costruzione. Va bene, stai tranquillo. Non ce l'ho. Ah no, ok, devo farne 1, 2, 3.
Ma basta, dovrebbe bastare questa. Ok. Cerca brocchi di legno per iniziare la ricostruzione della vecchia fattoria. Dove li devo collocare? Qui? Ah, non l'avevo raccolto, ok. Come la ricostruisco la vecchia fattoria? Fare il panciotto da scudiero poi. Che cazzo? No, manca roba. Canale Telegram di Karim è Yotobi Official con la U, giusto? Sì, Official. Official. C'è qualcosa che non mi torna qui. Cioè, mi dice di fare il panciotto, però naturalmente non ho il panno di cotone. Ma devo collocarli 5 blocchi di legno. Di legno, aspetta allora. No? No, ok, qui no. Ok, eccola qua. Ah, perché è come Minecraft quindi la costruzione. Ehi. È un po' scomodina, e non lo so. Ogni volta che ci gioco trovo sempre qualcosa che non mi piace, purtroppo. È un po' scomoda la costruzione in terza persona. Sì. Ti conviene metterti in prima. Sì, infatti. Qui? Ok. Minchia, ma quanti ne servivano? È riparata così? Ci ho messo 4 pezzi e basta, è posto? Va bene. Ma il portale? No, sto facendo la fattoria, che è tutta distrutta, e mi ha detto mettici 4 pezzi, e 4 pezzi però... È tutto bucato ancora. È distrutta, sì. Ah, ecco qui l'ultimo nemico. È un po' macchinoso, sì, ma conta anche che io non l'ho mai preso in mano prima di oggi, quindi magari è anche quello, eh. Ok, ho ucciso 3 nemici e siamo a posto. Devo fare per forza sto cazzo di panciotto dello scudiero. Mamma mia, Gabriel, sei bravissimo. Cosa ha fatto? Ha spammato il tuo coso. Oh, grazie. Ma sto raccogliendo il cotone, quindi, come si faceva negli anni dello schiavismo. Fiocchi di cotone grandi come neve, neve, lieve, lieve, neve, neve, lieve, neve, lieve, lieve, neve. Ah, mille ce n'è. Allora, mi serve il panno di cotone, però io non ce l'ho il panno di cotone. Come si fa il panno di cotone? Grazie Gabri che ha spammato anche me. Ok. Non ho il panno di cotone ed è sacrosanto non averlo. Come si fa? Panno di cotone, guarda qua, bastava premere un tasto, presto fatto. Ma ce li ho. Ce li ho. Ah, perché non... è stronzata che le devi raccogliere. Ok, fatto. Me l'ha indossata? Non me l'ha indossata. Adesso sì che sono pro. Equipaggio e tuo nuovo panciotto, fatto. Andiamo avanti. Panciotto? Cosa c'è che non va? Fa ridere. Le manga. Ma allora? Fabbrica 2 pietre portale blè. Esplora bene la prima mappa, perché ci sono dei tutorial tra virgolette segreti. Se tu guardi una in alto, vedrai delle luci sopra degli edifici, sopra dei luoghi. Sì. Non mi ricordo, mi sembra che siano di 2 colori, uno blu, uno giallo. E per adesso ne ho 2 arancioni. E vai, lì appena entri in quei luoghi lì ti attiva un nuovo tutorial. Ok. Perché ti fai... Sì, no, ma l'avevo notato, cosa, infatti quello. Infatti hanno andato alla fattoria ed era partita la missione della fattoria. Adesso sono vicino al portale e mi dice: portali, come farli e come usarli? Mi si sta rompendo la spalla, nel frattempo sto anche crepandoci. Questa è casa mia. Chi è? Entra.
Giuriva, grazie mille. Cosa ho tirato fuori di roba vecchia? Cosa ho detto? Hanno detto quanti anni ha il gatto? Tira fuori certe cose che erano sepolte nella mia infanzia. Precoscienza. E cosa ho detto? Cosa ho detto? Oddio. Io sono curioso, ti prego dimmi. Le portali fantastici come usarli, esatto. Allora, quattro pietre di portale blu negli slot vuoti, ma non le ho. Quindi andiamo avanti. A meno che non possa fabbricare... No, sono i pezzi di portale, quindi va in culo. È un cube world più fico questo gioco? Ah, boh. No, mai. Mai. Non credo. Cioè, più o meno, ma non è vero. Il cube world più figo c'è già e si chiama Trove. Che però è stato un po' rovinato dal free to play. Beh, non mi faceva neanche impazzire come combattimento del tieni premuto. No, mi era fighissimo. Ho capito. Era un coso, era un MMO. Ci sono le abilità. Eh sì, era un MMO. Ma sì, ma non è vero. Come no? Sì, era un MMO, ma cosa c'entra col combattimento? Era un combattimento stile World of Warcraft, no? Mamma mia, no, cosa dici? Mi ricordo male, allora. Porca puttana. O ti ricordi male World of Warcraft o ti ricordi male Trove? Mi sa Trove perché World of Warcraft l'ho giocato l'altro giorno. E sei un deficiente. Cosa ma dici? Allora? Stai un po' ho tranquillo. Capito? Andre, grazie mille. Leve del gatto e petti al gusto di Tomb. Va bene, non leggo oltre. Va bene. Cosa non, hai detto? Non lo dico. Lascia, ha flatulenzato sotto le coperte. È schifo. L'hai voluto sapere tu, io te lo volevo dire. Quarzo elettrico grezzo. Ostia. Oddio, non so se potrebbe uscirne un video in realtà di questo. È un po' un casino. Vedremo. Tanto vedo dove arrivo oggi. A me Trove è piaciuto meno di Cube World. Attenzione. Civil War. Ci può stare. Però in realtà c'ha talmente pochi contenuti Cube World ed è stato abbandonato che non conta più. Purtroppo non conta più. Ma porca miseria, quindi ho fino a... Ah, che pare che devo raccoglierla, la roba che fabbrico. Ok. Giustamente si dovrebbe usare il piccone per picconare e invece ho fatto casino. Va bene. Ho usato la spada. Si possono riparare le cose che tu ti ricordi? Sì. Mi sembra che si riparino come... Ah no, c'è un oggetto. C'è un oggetto che ti ripara le cose che tu devi metterti in uno slot veloce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E lo selezioni. Si usa così, non dall'inventario. Questa è una cosa che avevamo scoperto. Ok, vediamo se ce l'ho. Allora. No, non mi pare di avere nulla di tutto ciò. Lo devi fare dalla crafting bench. Ah, ok. Ok. Beh, salta anche abbastanza l'omino, quindi non è così frustrante la cosa. Aiuto. C'è un omino da colpire. Harold. No, è stato letteralmente abbandonato, nel senso... Continuano a dire ci siamo, anzi ci sono, visto che mi sa che si sono separati la moglie e lui. Ci sono. Erano moglie e marito? Eh sì, era una coppia comunque. Minchia. Però io mi ricordo che non è uscito nessun aggiornamento nonostante lui aggiornasse Twitter. Quello lo aggiornava. Devo usare la cote, va bene. Che in tasca non ho. Quarzo. Ah no, pietra per affilare, invece ce l'ho. Che cazzo dicevo? Questo oggetto non è influenzato dalla resistenza. Va bene, ok, quindi. Ah, ok.
Minchia, ma si usa una volta sola però la quote. Ah, va È bene, devo crearne come un'altra. coso, Monster Hunter. Sì, giusto. Giusto, vediamo dove la posso creare. Pietra per affilare, va, me ne fabbrico un'altra. Mi creo anche un arco che potrebbe essermi utile. Ok. Merda, la pietra. Che fastidio che devi raccogliere le robe. Questo qui mi fa veramente cagare, porca miseria. L'ho fabbricato, ma mettimelo in Ah sì, è tasca. quello che devi cliccare ogni Che volta palle, ma perché... Ma che cazzo vuol perché? dire? Che Ma cazzo vuol dire? perché? Cioè, ce l'ho. L'ho appena creato, lasciamelo. Ti pausi? Eccomi qua. Minchia. Aia, che dolore. Ostia. Ok. Allora, ho finito. Bene, da fare allora mi manca semplicemente un altro pezzo di portale. Altri due pezzi di portale da craftare. Vediamo un po'. Dov'erano? No? Eccolo qui, pietra blu. Ah, ne posso fabbricare un altro, ok. Quanti siamo? A tre. Manca l'ultimo. Ah, l'arco non ha le frecce? Va bene. Che sono gli alle frecce? No, non le devi fare. Mi ricordavo di sì. Eh no. Ma meglio così. Ok. O meno, io ho creato solo l'arco. Non so se in bundle mi hanno dato anche delle frecce, ma non mi sembrava. Confermo di no. Buono. Quindi devo fare questa cosa qui. Allora, B. Ah no, devo craftarne un'altra. Le, prendimi. Tiè. Ma che cazzo? Ma allora? Ok. Vai, così, comodo. Fatto. Guardati dalla furia nemica, va bene. Vai. Vindictus? No, non ce l'ho presente Vindictus. Fammelo Oddio, roba. vedere. È un free to play un po' Sì. particolare. È di quelli. Tu l'hai giocato Dragon Nest? Sì. È uguale, Ah. Va però maturo. Cioè, bene, quelli quindi. dove è istanziato. È molto Ho capito. istanziato. Perché cazzo? Perché sto facendo questo? Oddio, qui c'è la falce, la morte. Buongiorno. Aia, che dolore! Cavaliere vacuo del fuoco. Sì, però scenda da lì che è un po'. Vabbè, ok. Non ho vita. Niente. Ho cercato di dashare via, ma sono morto. Che dolore che mi fa. Mi ha shottato! Ma vaffanculo, perché? Ah, perché c'ho meno vita quando respawno, giustamente. Infame. Oddio! Vabbè, ma in che mondo sono spawnato? Karim è molto informato perché è un nerd. Perché ho passato il mio periodo free to play. No, e non è vero, qualcuno ha scritto free to play è meglio, mai, mai, Chi l'ha quasi scritto? mai. Non è vero che free to play è meglio. No, mai. In realtà proprio non è L'unico quasi, è vantaggio proprio è che è mai. gratis. No, in realtà qualche free to play che ce l'ha Tipo. fatta è tipo, vabbè, so, League of Legends, per esempio.
È League of Legends, Dota. Giusto, lì si va sui gusti, poi non è, non certo. È corretto. Eh beh, minchia. Non è corretto. No, hai ragione, hai ragione. No, però se vuoi andare oltre, Path of Exile è un free to play ottimo, perché Path of Exile ha come formato free to play soltanto come si chiamano, tipi di armature fighe, che non statistiche, però proprio visivamente i tipi di armature fighe. Ma i free to play con le dove paghi solamente per quelle cose lì, ma non campano, se non sei famosissimo non campi, lo so, è quello il problema. Ma i free to play dove ci sono solamente cose visive vanno benissimo. Infatti Trove era così all'inizio. Trove aveva solamente quel tipo di cose lì. Poi dopo hanno messo a pagamento le classi. Infatti, poi hanno messo a pagamento questo. Cioè l'hanno rovinato, tra virgolette. Più che altro sei passato da avere l'opportunità di fare qualunque cosa a doverti limitare o pagare. Ecco. Paladins è bello. Paladins è bello. Io non l'ho manco mai provato. Però io mi sono rotto anche i coglioni di Overwatch. Non credo che una cosa come Paladins mi possa far venire. È vero, sì. Hearthstone è vero. Beh, in realtà Paladins io l'ho preferito anche a Overwatch. Perché è non è questione di preferenza. Che proprio mi sono rotto le balle di giocarci. Anche, sì. E anche non so che. È comunque lo stesso gioco. Questo si rompe? Ma me lo rompo. Cosa mi dà? Blocco di pietra runica costellato, c'era bisogno. Stile manga. Ah no, mi si è frizzato Sony Vegas. Puttana. Ah, cioè si è sbloccato. Vabbè, a posto, dai. Ma Black Desert non dovrebbe diventare free to play? Ricordo male? No, mi sembra che Black Desert sia free to play nella sua terra d'origine, ma in Occidente è qui che ha pagamento, è vero. Sì, ecco, se non mi ricordo male. Io, guarda, io farei tutti i giochi MMO pay to play. È come Guild Wars 2. Ah, pay una volta. Basta. Sì. Non mensile. Anch'io. Che free to play. No, ma anche mensile va bene. Solo che i giochi mensili non reggono, perché nessuno li paga. Mi è arrivato un pacco, però io non mi ricordo di aver ordinato niente. Scopriremo assieme di che cosa si tratta. No, non ho ordinato niente. Bella domanda, My Journey Gamer. Ti sembra che sia andato da qualche parte ultimamente? Sì. Porca troia. Pay to win mai? Ma sì. No, questo LOL è pay ovvio. To win mai. LOL? Legend, sì. Beh, LOL non è pay to win. Scusami, LOL non puoi comprare solamente le skin? Infatti. E allora? Ah, ma è un regalo. Da parte di chi? Un regalo per il gatto come ringraziamento per le risate e divertimento che regali a me e a tutti quelli che ti seguono. Da Antonio. Detto anche Tonight. Cos'è? È Tonight X1. E vabbè, apro, grazie. Si apre facile. Lo apro adesso perché uno sono in live e due sono curioso, quindi lo apro. Life con unboxing civizi, ma in realtà non è che abbia deciso io, è arrivato e basta. Allora, vediamo cosa è arrivato. Tra l'altro civizi con le live di unboxing. Sembra un po' una stronzata, ma... Quindi mi stai dicendo che una live normale è peggio di un unboxing. Che imbarazzo. Apro. No! E cos'è? La C922. La nuova webcam? Sì. Ah. Vedi. Niente, ho rotto tutto. Grazie, figa. Dai, io lo voglio provare. Apro. Adesso vediamo che ci saranno mille incompatibilità e non funzionerà più niente. Aspetta. Cazzo, grazie.
È un regalone. Quanto potrebbe durare una live di un unboxing? Ah, penso una ventina di minuti. Ah, vero, che bello, che si apre e ti guarda subito. Eh sì, la testiamo subito, anche perché Portal Knight mi aveva già un po' rotto le balle. Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da pirla. Chiara, buona giornata a te, Karim. Buona giornata a te, Karim. Grazie per quello che fate. Vabbè, grazie mille, Chiara. Buona giornata, Karim. Ciao, grazie. Questa è una webcam ficcante perché te la danno già col treppiede e non devo usare quello che ho trovato in una rivista di 20 anni fa. Prodotto piazzamento, sì. Ora diventa uno scherzo finito male, perché? Perché? Poco telescopico, cioè è telescopico, ma un po' troppo poco. Così. Quindi il signor Cecchibio deve rifare il disegno di inizio live. Oh, no, vabbè, ma credo che sia... In realtà sono identiche le webcam. Di fronte uguale. Sono veramente uguali. Ok. Faccio così. Wow. Proprio questo. Che miseria. Le live in 3D. Va bene. Mettete due cam. Ok. E senti qua quanto scoccetto c'era. Ok. Ma sì, ma sono uguali le telecamere. Basta questa cosa del disegno. Buono. Gabriel, sei andato via in un momento topico. È arrivata una nuova webcam. Se mi arrivasse un pacco con una webcam all'interno, penserei di essere in una puntata di Black Mirror. E la Madonna. Così? Madonna. Perché? Che tragica la cosa. Ok. Chi è che continua a telefonare? Che palle. Allora, leviamo questa. Un attimo. Aiuto. Appoggiamo quest'altra. Questa è casa mia. Chi è? Entra. Edo L, grazie mille e benvenuto. Ficchiamogliela su. Oh no, ha la luce di colore diverso. E vabbè. È la fine. È la fine per sempre. Allora aspetta, Credo che in teoria si possa sistemare in un secondo qui. Niente, ho fatto semplicemente pum 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 e mi è morto il mouse. Ma come mai questa cosa? È stato con l'USB diverso, come sbagliata? Quindi mouse. Ok, si è ripreso. Siamo a posto? PC. Ok. Ok, dov'è che è? Audio, fammi vedere un attimo. Ah, sono disponibili nuove app per installa. Vai. Stiamo cercando installando impostazioni videocamere Personify di Chromecam C922. Intanto aspettiamo. Che due coglioni sto telefono. Aspetta che intanto la voglio sistemare un attimino qui. La chiamano già Illuminati Confirmed, sono il prescelto, va bene. Ok. No, non sta su. Vuoi consentire a quest'app di apportare modifiche al di che tipo? Non sono buono di sistemare però sto treppiedino di merda. Oh. Scusate un attimo che vado a rispondere a sto cazzo di telefono perché sennò mi uccido. Mi uccido. Microphone muted.
Intrattengo. Quando torna gatto, ditegli che ho intrattenuto per bene. Ridete, quando vedete che arriva, ridete tanto scrivendo ah, ah, Karim, porca troia. Così fate finta, mi raccomando, per favore. Fatelo per me. Dopo, quando torna gatto, dovete farlo, non adesso. Quando torna ridete, bravissimo, carino, così. Voi lo vedete anche prima in webcam. Dopo, vabbè, non, Gabriel, anche Gabriel non ha capito, quando torna. L'hanno rapito? Cosa è successo, tra l'altro? A Gabriel cerca di anticiparlo. Vabbè. Eccomi qui. Microphone activated. Sono tornato. Ah, finito anche di installare la webcam. Scusate, ci sono. Sono presente. Karim, cosa hai detto? Niente. Non ho mai visto la chat così defibrillata. Ho visto. Niente. Allora? Che paura. Allora? quanto? Allora? Cosa hai fatto? Testina? Testina. Niente, cosa ho fatto? Niente. Non ti chiedo, cos'è, non niente, sto cazzo, allora. Basta però, dai, troppo così. Dispositivo audio desktop. Incasinato. Microfono. Ah, giusto, bisognava, era cos'altro che si fa? È cos'altro. Webcam. Cos'altro? Stai buono per sempre. C922, ecco qua. E non è vero, non funziona. Sono rimasto come fermo. Come funziona? Forse è immobile? Sì, però aspetta, la foto faccio. No. Come funziona questa cosa qui? Aiuto? Aiuto? Ah, ok. Ah, ecco. Oddio! Cosa si vede? Aspetta, devo aprire la live, ho capito. Fammi vedere cosa succede. Aspetta. Beh, funziona, no? A posto? A posto così. Bello, dai, funziona bene. Pensavo non ma funzionasse. Hai uno no, hai uno sfondo troppo... Ma va? Troppo elaborato, ma, mi sa. Ma va? Ah, guarda, cos'è diventato, un simbionte è diventato. Aiuto, sei un ninja, sei diventato. Posso pulire, vedi? E funziona alla perfezione, dai. Ti metti in basso a sinistra e a posto. E vieni te con me, porca puttana. Bello? Vabbè. Secondo me fra un po' esplode la webcam, perché sta cercando di elaborarti uno sfondo incredibile. Ok, mi vedo un leggermente colorato diverso dal solito, però magari basta semplicemente modificare un po' i colori. Si può fare questa cosa? Prestazioni contro qualità. Ah,
Allora, c'è una barra qui sull'impostazione della webcam, no? E c'è scritto prestazioni contro qualità. Ok? Ok, sì. Sotto c'è una barra, cioè il classico pallino sulla linea che Sì. va spostato da sinistra a destra, senza scritto nulla. Oh merda. È tutta a sinistra, la metto tutta a destra. Adesso sicuramente sarà tutta un'altra faccenda, no? Non funziona uguale. Bello, dai. Va bene, lasciamo perdere. Però mi vedo un coloratino un po' stranino. Cos'è questa cosa qui? Ah, non posso chiudere per sempre Personify qui? Chiudi la finestra, non usarlo più. E poi? Impostazioni webcam Logitech. Ecco, va là. Però la devo zoomare un pelino. Anche questa perché non è esattamente perfect. Aiuto. Sono piccolino qui, allora devo zoomarlo un po'. Cosa ha filpato? Cosa sta Cosa dicendo? succede? Cosa Ha succede? detto che mo ti immagini tipo la mia cam che dopo 10 minuti si spegne, ma Per perché? non è la mia cam che si spegne, era la Sony. Ah, minchia, mi si è spenta anche a me. Vaffanculo. Come? Sì, nel video Ah, la dell'unboxing. Sony. Ah, ok. Puttana sua mamma, guarda. Ammazza. Ah, perché avevi quattro scatole però. Avevo 6 in realtà, però Ah. non è quello il punto comunque, che vaffanculo, cazzo. Intensità colore, posso aumentarla un po'? No, no. Possiamo lasciarla così com'è. Ah, c'era il bilanciamento del bianco attivo. Dai, Ah, che va ecco bene perché. così. Sì, era un colore. No, va bene. Aspetta, se metto così il bilanciamento del bianco. No, in realtà no, andava bene com'era. Anche al buio è meglio. Grazie! Cosa cambio da quella di prima? Che puoi fare i trucchi di magia. Non hai visto? Mi si è Parte la bloccata. qualità. La qualità è migliore. Si potrebbe mettere il 1080p 60 frame. Però non streamando io a quella qualità lì. Allora, di cosa sta succedendo qui? Sì, l'autofocus io lo tengo attivo. Aiuto. La prova con la luce blu che si usa di sera. Sì, non è male come idea, però aiuto. Fermi immagini epici, non sono degli scherzi, Gabriel. Perché tanto esco da Portal Knights, che tanto ormai si può salvare. Boh. Boh, vabbè. A 1080p a 30, vabbè, non importa. Mi piacerebbe salutarvi bene io. Aiuto? Ok, ci sono. Ma allora, ma non è vero che ci sono? Ah, perché cerca di usare l'altra web? Ah! Cosa succede? Ma perché si apre in automatico questa cosa qui? Io non lo voglio! Aiuto! Aiutatemi! Ma porca miseria! Va bene. Allora, per oggi è tutto. Vi lascio i termosifoni. Grazie ancora per il regalo. Le dita. Epico! A stasera. No, i termosifoni, poi Karim alle 2. Di nuovo i termosifoni e poi io di nuovo. Non Ciao! ho la testa. Vabbè.